Buon pomeriggio a tutti, puntuali come il treno. Ritorna tutti i giorni, Canale 2 c'è dopo il TG, alla stessa ora, sempre con ospiti in studio e sempre con argomenti di sicuro interesse. Vi presento velocemente l'ospite che abbiamo con noi in studio, è Mimmo Viscanti, presidente del Movimento Il Riscatto. Buongiorno a te, Felice. Con il Movimento Il Riscatto diciamo che Canale 2 ha avviato una specie di partnership, perché vi stiamo seguendo un po' su tutte quelle che sono le vostre manifestazioni, tutti gli eventi che state mettendo su, però a volte c'è chi ha bisogno di capire meglio le cose, quindi forse Canale 2 c'è, diventa un momento di pausa, di riflessione, per capire, ma dici, questi lottano perché, che cosa vogliono, quali sono i problemi che li rendono nervosi, diciamo così, ma sono tematiche abbastanza serie e delicate, perché parliamo di un settore che è quello agricolo, un settore, pensate che fino a 50 anni fa rappresentava i 2/3 del sistema economico italiano, poi con l'introduzione del mondo, diciamo, l'avvento del mondo industriale, l'avvento del mondo e l'economia dei servizi, si è un po' modificata la struttura economica dell'Italia, che adesso piano piano sta riscoprendo il valore dell'agricoltura come fonte di reddito. Hai voluto un po' fare questa prefazione, ma voi siete, come si dice, figli d'arte, perché siete figli di padri che a loro volta, anche loro da figli di padri, lavoravano la terra, coltivavano i campi. Certo. E allora, io innanzitutto, Felice, voglio ringraziare te a nome del movimento Tutto Riscatto, la redazione di Canale 2, in quanto vi siete sempre dimostrati di essere una televisione libera, come ce ne sono ben poco di questi tempi. Sì, io vado subito nel dunque del ragionamento che ci stiamo prefissando. Allora, il movimento Riscatto, voglio ricordarne a tutti i telespettatori, è un movimento di lotta per proteggere un po' il reddito degli agricoltori tutti insieme, non solo c'è l'agricoltura, ma in tutto al seno, no? E quindi, oltre avete vissuto con noi l'esperienza dell'IMU, se non scendevamo in campo noi in movimento, è una legge infame l'IMU, anche se molti hanno condiviso. Noi dal primo momento abbiamo subito alzato le barricate dicendo che non è possibile che vengano tassate le proprietà degli agricoltori, al massimo il reddito di un agricoltore, ma la proprietà è ingiusta. Però la politica ancora non ascolta, abbiamo vinto in parte, diciamo, la nostra battaglia con l'IMU, anche facendo fare marcia indietro al TAR, che ha ribaldato il tutto alla Corte Costituzionale a breve, verso la fine di marzo, la metà aprile, la sentenza, spero, a nostro favore della Corte Costituzionale. Però andiamo avanti con quello che sta subendo il comparto agricolo nazionale. No, prima di entrare in questo argomento, io vorrei fare una riflessione, ma portare anche questa mia riflessione alla condivisione dei telespettatori. Esistono delle confederazioni, delle strutture che rappresentano le categorie, no? C'è Confagricoltura, c'è Coldiretti, e magari poi ci sono tante altre sigle che dovrebbero lottare e tutelare una categoria. Se nasce da queste cose fuoriesce un movimento che poi diventa corposo, perché voi state diventando davvero un movimento grosso, insomma, certo. Siete radicati in più regioni. Certo. Vuol dire che c'è qualcosa che non va. Allora, sinceramente io volevo evitare. No, non voglio entrare nella polemica. No, ti spiego, però io volevo evitare, perché di solito ci sentiamo alle nostre spalle come personaggi che vogliono mirare a spaccare, dichiarando anche le solite comparti, diciamo, di associazionismo, proprio perché noi pensiamo, siamo uno spirito libero e vogliamo gridare la nostra libertà. Però mi piacerebbe, questo lo voglio anche lanciare qua dai vostri studi, anche alle organizzazioni sindacali, per voltare, per il bene di tutti, scusatemi, per il bene comune,
perché da tempo loro non si riescono ad aggregare, non danno libertà di idee e di espressione ai giovani. Io non parlo per me. Io quello che sto facendo, caro Felice, è con tutti i miei amici che sosteniamo il movimento Riscatto, che non siamo un muro di gomma, voglio sottolineare, ma bensì un carro armato in cemento che non si sposta. Noi, vedi, ho tanto entusiasmo, tanto forza di lottare, che chiedo scusa anche ai telespettatori perché riesco a vado da un ragionamento all'altro perché sono un fiume in piena, voglio dire chissà tante cose, però mi devo calmare, devo prendere le cose piano piano. Vabbè, andiamo un argomento per volta. Allora, diciamo che negli ultimi anni di associazioni di categoria, lo dico questa volta e poi non li nomino più, non farò nemmeno un nome oggi di associazione proprio per non indicare sempre sulla stessa porta. Allora, noi gridiamo alle libertà, come ho detto prima. Allora, io sto facendo, ripeto anche quello che sto facendo io, come sto facendo io, centinaia, perché molti credono che siamo un piccolo gruppo. No. Dietro di me ci sono centinaia, forse siamo arrivati a qualche migliaia di persone, di imprese agricole, voglio sottolineare, pronto a tutto. Allora, negli ultimi anni, lo dico adesso e non lo dirò più, alcuni personaggi nelle associazioni di categoria hanno occupato le stanze delle proprie associazioni e controllano come dei fili le proprie marionette. Molti agricoltori vogliono venire a manifestare con noi, però hanno il veto, vengono chiamati la sera, la mattina, in qualsiasi ora, e questi fanno marcia indietro pur volendo manifestare. E quindi noi pensiamo che siamo in libertà, noi lo pensiamo, ma vedo che dietro di noi si svolge un vero e proprio regime di espressione. Io dico a questi signori, cioè state facendo del male a un popolo che lavora, che non riesce più a fare reddito, e stanno facendo del male anche alla nazione e a loro stessi. Te ne dico uno, ne cito uno per tutti. Allora, la parola sindacato, io non ero venuto qua per questo, lo voglio sottolineare, però tu mi hai fatto la domanda, e io le sto rispondendo. Allora, la parola sindacato o associazione, che significa? Secondo me può darsi, se c'è qualcuno che domani mi vorrà replicare contro oppure avere un confronto, noi siamo disponibili. Con democrazia, democrazia, Felice. Allora, è nato l'associazionismo, mi pare subito il dopoguerra, parto un po' da lontano, per poter arrivare, la parola stessa lo indica, associazione. Quindi tante persone messe insieme che esprimono, proprio come stiamo facendo. È una categoria, è inutile parlare con tutti, basta parlare con uno in rappresentanza. È giusto. Allora, tale cosa veniva fatto quando io ho militato anche in questa associazione. Mio nonno, l'ho ripetuto in un altro canale 2C, Domenico Cupertino, è stato un fondatore di una grande organizzazione su Altamura. Quindi nessuno mi può dire il contrario, perché sono stato ben educato da persone fatte per bene. E tutti lo ricordano come tale. E quindi la protesta nasce dalla base, questo non si discute. I dialoghi nascono dalla base, le idee nascono dalla base. Partiamo di qua parte il sindacato. La base fa la proposta, poi si partono agli organi provinciali, regionali e nazionali. Quindi le proposte dovrebbero venire sempre dal basso. Negli ultimi 20 anni cosa non accade? Noi vorremmo che questa si cosa... Si è girata la situazione. Allora, non più direttivi nelle sezioni comunali. Quindi tu vai in una sezione comunale di qualsiasi associazione, trovi sempre il segretario, giusto? Il segretario viene visto come l'onnipotente di quell'organizzazione. Deve filtrare di là. E questo decide tutto e non va bene. Non va bene, ma non lo dico a me, ragazzi, io lo dico, mi rivolgo alla telecamera, lo dico a chi fa espressione di questo. Ma questo non vuol dire che quello che sto per dire io o quello che è intenzionato a fare il sindacato, a fare, scusatemi, il movimento, sia una manovra per distruggere tale operazione. No, io dico che le associazioni dovrebbero aprire le porte. Dovrebbero spalancare il cuore ai giovani, perché dietro ai giovani c'è così tanta idea fresca,
un'idea esplosiva di fare le cose che purtroppo vengono allontanate per dare spazio a chi, a qua e a chissà. Aggiungo un'altra cosa, poi chiudo. Chi Chiudiamo ha capito, chi vuol capire, vuol capire. C'è un'associazione, sono quasi tutti uguali. Te ne faccio un esempio. Allora, un signore, un agricoltore, ricopre in un'associazione vicino Altamura, associazione, presidente dell'associazione comunale, presidente provinciale di quell'associazione. Ha più incarichi. Presidente regionale di quell'associazione, consigliere nazionale di quell'associazione. Quindi io non ho niente su della persona, io non ho niente in contrario, è una brava persona, una persona stimata, però qua mi devi permettere la parola cazzo, scusatemi se è poco, se al posto di quelle quattro persone ci siano altre tre o quattro persone con pensieri diversi che possono occupare quella poltrona. Quindi si ostacola il pensiero a tante altre persone, in particolar modo ai giovani, e avere proprio un processo di idee e di dialogo. Allora, guarda, per sintetizzare, chiudo, non voglio parlare più, tutto, non nomino di tutto più. Quello che hai detto, la parte che non so se si è capito, credo però mi abbia quello fatto punto. Capire le cose. Prima le problematiche venivano dal basso e arrivavano in alto. Adesso le questioni vengono, si è girata la situazione, vengono decise dall'alto. E vengono imposte. Esatto. E questa cosa vi ha spinto, ecco, esatto, a creare il movimento. Chiudo proprio veramente, proprio perché lo sento dal cuore. Che significa? Rimbalzano le poltrone alle sedie a ping pong. Oggi metto gli occhi su quella sedia, tutti sposti là, l'altro sposti. Non va bene. Non va bene per la costruzione. Ecco perché noi alla fine stiamo scivolando in un baratro che non avrà precedenti, ragazzi. Io lo dico con una maniera spassionata. Cioè, ragazzi, diamoci da fare tutti quanti, per il bene di tutti, non vogliamo creare. Te ne dico una. Il movimento riscatto sta scendendo in mezzo alle imprese agricole. Ovunque sono anche un po'... non trovo il metodo della parola. Un po' sconfortato, perché quando mi chiamano in mezzo alla gente, io sono sceso in Sicilia, però prima di arrivare al discorso della Sicilia voglio dire quello che mi è rimasto al cuore, e non nomino nemmeno la città che sono andato proprio per dare dignità a questi allevatori. Si è fatta un'assemblea di 110-115 allevatori. Poi mi hanno chiesto, la stavano facendo per conto loro, e il movimento riscatto è stato invitato. Io con altri amici abbiamo fatto dei nostri interventi di come la pensa il movimento. Allora è uscito fuori, e io quando ho fatto l'intervento, guardando gli occhi dall'altra parte di queste persone, ragazzi tra i 18, 30, 40 anni, tutti giovani, avevano gli occhi lucidi. Perché con la crisi del latte, che mi sembra che è arrivata oltre qualsiasi crisi di ogni settore, i settori sono tutti in crisi, badiamo, ma quella del latte è una cosa ineccepibile. Questi ragazzi non sanno più, producono, ma non sanno dove consegnare il latte. Il latte sta rimanendo a terra. L'importazione della Germania con il latte a 24 centesimi. I caseifici non comprano più latte. Perché con la deliberazione del prodotto lattiero in polvere, io poi magari mi impegno a portarvi un bravo ragazzo di questa città che vi spiega, un allevatore che scende nei particolari. E quindi loro sono così demoralizzati, però nonostante questo la mattina sveglia alle 4, stanno là con le proprie bestie, animali. Addirittura due di queste persone sono arrivate a dirmi, non alla presenza di tante persone, che sono arrivate al baratto. Felice, io per quello che ti sto per dire, pregherei, visto che non abbiamo gli interventi, non riusciamo a portare le telecamere delle TV nazionali, quella poi è un'altra cosa che potremmo anche discutere in un secondo canale 2C, ma ci terrei tanto a portare le vostre telecamere, a smuovervi da Altamura e a portare nelle stalle, e vi faccio sentire con le loro labbra il loro dolore. Si è arrivato, dicevo, al Medioevo, non hanno più soldi,
fanno il baratto, come il medioevo, 10 uova per un chilo di pane. Un altro mi dice, io non ho più soldi, mi chiamano presidente, io mi sento così alloggiato, ma no, sono uno di loro, non mi va questo termine. Un altro mi dice che per sistemare la frizione a un trattore ha dovuto dare, molti sorridono, ha dovuto dare un mezzo maiale. Cioè hanno concordato con l'officina, dice, senti, mi sistemi il trattore, non ho soldi, chiaro. Non ho soldi, quello che ti posso offrire è un mezzo maiale, concordato un po' più o meno l'accordo con il prezzo. Quindi dove stiamo arrivando? No, Andrea, tu confermi quella che è una mia visione. Io quando dico questa cosa molti si arrabbiano. Certo. Noi abbiamo in Europa, nel mondo, una generazione di manager, tutti questi giacca e cravatta con i colletti, che hanno elaborato una formazione mentale, per carità, io condivido la scuola, insegnare le cose, ma va completamente in una direzione opposta a quelle che sono le reali esigenze del mercato. E lo dimostra il fatto che quando entrano nel sistema tutti questi manager, tutti questi personaggi, si attaccano alla sedia e non si alzano più. Certo. E abbiamo praticamente un sistema che va a rovinare, ad impedire il funzionamento degli ingranaggi, di tutto ciò che produce economia, di tutto ciò che produce, perché poi dall'economia viene fuori tutta la vita sociale, no? Certo. C'è il reddito familiare, quindi i figli vanno a scuola, studiano, imparano, crescono, si sposano, mettono su famiglia. Noi abbiamo un sistema economico che è stato preso in mano da questi manager, non voglio dire altro altrimenti mi cacciano dall'ordine dei giornalisti, vanno proprio nella direzione opposta al mondo reale. Lo dimostra quello che sta accadendo nell'agricoltura. Quote latte, adesso viene importata, hanno aperto l'importazione del come se in Italia non abbiamo, la Puglia da sola può fornire olio a tutta l'Italia. Certo. No, dobbiamo importare le olive e l'olio dalla Tunisia, per carità, tanto di rispetto, la globalizzazione fa bene a tutti, ma un momento, io a casa mia, e questo voglio chiudere per dirlo a tutti questi scienziati, economisti, e se io a casa mia ho già tutto, non vado a comprare quello che non mi serve. Quindi se già in Italia abbiamo tutto, a cosa serve penalizzare chi produce olive, chi produce vino, chi produce farina, chi produce latte, chi produce bestiame? Cioè, questo è proprio un disegno cattivo contro un sistema economico a vantaggio di chi fa con la politica dei manager i propri interessi, perché poi abbiamo la storia dell'Italia, no? Ci sono manager che guadagnano fior di milioni di euro per mandare in fallimento grandi aziende e poi hanno anche il premio di buona uscita. Alla grande, io mi hanno insegnato diversamente che se non vali ti cacciano a pedate da un'azienda e se hai fatto i danni li paghi anche. Questo è il mondo che forse andrebbe costruito. Sono d'accordissimo con voi. Io voglio precisare quest'altra cosa. Allora, un segretario di zona di una di queste associazioni, non nomino proprio per non fargli pubblicità, sono stato definito uno stupido. Io e tutti quelli che mi seguono. In quanto non è il, non so quello, poi voi avete toccato con mano quello che abbiamo fatto il 4 febbraio, una cosa libera, democratica, la scienza è venuta qua ad Altamura a denunciare e a dire state attenti ragazzi di quello che stiamo mangiando, no, solo una cosa, cioè, ma lo mettiamo nell'attenzione un po' di tutti, cioè, noi oltre che essere agricoltori siamo anche consumatori, quindi permetti che devo decidere io cosa mettere in bocca, no? Non lo decide la grande distribuzione, decidere io cosa sempre mangiare. Per il Dio denaro. Allora, dove voglio arrivare? Ragazzi, il Dio denaro è anche la distruzione dell'uomo, perché l'uomo crea, l'uomo distrugge, no? È quello che sta succedendo adesso, le grandi lobby per la sete del denaro, però sta portando anche a una distruzione anche del corpo umano. E quindi anche a loro io faccio questa domanda, perché hanno figli, hanno generazioni da mantenere, fate qualcosa di buono su questa terra fino a quanto ci siamo, no? E allora inventiamoci le regole tutti uguali. Noi non vogliamo colpire con le nostre iniziative l'agroindustria, la politica, per carità ognuno faccia il proprio compito, ma costruiamoci delle regole che non ci sono. In Italia non c'è più regola, Felice.
L'Italia ormai è di tutti, ma non degli italiani. Arrivano ai nostri porti e fanno quel cazzo che vogliono. Scusami, sono così arrabbiato oggi, fatemi passare un po' di sfogo. Arrivano tutti, non c'è. Allora, preciso, il 4 febbraio è stata l'iniziativa. L'unica pecca nostra, per mia colpa, è stata quella perché mancanza anche di strutture. Noi non abbiamo un ufficio stampa dietro che ci segue, ci sviluppa anche i nostri interventi. Quello era il nostro punto debole. Che è successo? Noi, questo lo voglio dire tutto, noi abbiamo messo il punto il 4 febbraio. Subito dopo, alcuni fantasmi, io li chiamo i fantasmi, prendono la nostra iniziativa del 4 e se la fanno loro un loro documento, portando la forestale al porto di Bari. Poi la solita pasta al forno, o il solito film già visto, il rimbalzo delle colpe. Magari hanno anche offeso un organo dello Stato, quale che è la forestale, siamo veramente indignati, non lo dico io, ma un po' tutti i cittadini, che ha fatto il proprio compito. Poi questa cosa qua l'hanno catapultata nelle TV nazionali, ben vengano, è scoppiato il boom, se ne è parlato a destra, a sinistra, ma solo scenari televisivi. L'ultima schifezza è stata quella di Ballarò, non so se quanti hanno seguito l'ultimo, ti prego di andare a vedere la registrazione di Ballarò, esce di là uno scenario che l'agricoltura italiana è il signor Farinetti d'Italy, che elogia il grano canadese dicendo, ci sono le registrazioni, non sto inventando niente io, dicendo che il grano canadese è il miglior grano del mondo, ci può stare nella pasta italiana. A noi ci va bene anche, non l'ho detto prima, non siamo contro la Green Tour, però ci può stare anche con determinate regole, regole che il movimento sta scrivendo. Ok, non le chiacchiere, sempre la solita etichettatura, perché poi si va in trasmissione, si dovrebbe andare con delle regole, con delle idee chiare in testa. Non si manda, per carità, c'era una ragazza che rappresentava un organo, un'associazione di categoria, bellissima ragazza, però è stata mandata allo sbando questa ragazza là. E poi questo organo, questa associazione di categoria non rappresenta il mondo agricolo italiano, rappresenterà il 10%, il 20%. Quindi anche i media devono tener conto di questa cosa qua. O fai una cosa, la fai per bene, inviti, dai voce agli altri organi associativi, no? Fai parlare tutti, non la solita associazione. E stiamo parlando, abbiamo capito di chi stiamo parlando. Allora, io voglio chiudere. Io ho avuto anche la fortuna e la sfortuna di essere invitato in Sicilia dagli agricoltori siciliani, perché hanno capito cos'è il movimento riscatto e di cosa si sta battendo. E ti devo essere sincero, appena subito Messina, mentre eravamo in macchina con altri tre amici, parlavamo del più e del meno. Quando mi sono reso conto che stavamo sotto l'Etna, verso la piana di Gela, eravamo diretti al comune, siamo stati ospiti al comune di Vittoria. Sì, abbiamo mandato le immagini. Avete mandato le immagini, avete avuto anche qua ospite Gian Domenico Marroccoli, per carità. Era venuto assieme a voi. Insieme a noi, ci doveva essere il sindaco, però il sindaco per motivi di lavoro ci ha mandato Marroccoli, bravissimo ragazzo, pieno di iniziativa anche lui, con una rappresentanza del comune di Gravina, perché voglio ripeterlo. Il movimento riscatto ha partorito anche la rete dei municipi rurali in questa nazione, a livello nazionale, come presidente il sindaco di Gravina, il presidente degli agricoltori anche di questa associazione, un agricoltore chiamato Salvatore Pace. Questo fa sì che noi pensiamo che oltre agli agricoltori, la rete dei municipi rurali, che va un po', insomma, va un po' pubblicizzata anche agli stessi sindaci, dovrebbe accomunare tutti i comuni agricoli d'Italia per arrivare a un obiettivo anche politico di questa cosa qua. Allora noi pensiamo, allora, un comune rurale tipo Altamura, però Altamura, diciamo, ha anche altre realtà, viene un po' messo nascosto, non si vede, però l'agricoltura in Altamura, gli altamurani siamo sparsi un po'. È forte, è una categoria forte, l'Altamura, quella però, vostra. Però, ad esempio, io ho dei terreni nell'ambito di Grottole,
questi paesini, 1500. Mezza Basilicata e degli Altamurani, dai, è inutile che lo nascondiamo. Insomma. Vabbè, come allora devo fare una battuta, come l'agroindustria dice che il Made in Italy è sua, noi mica diciamo che l'agricoltore è tutto di Altamurani, no, la ripartiamo un po' con gli altri. Allora, cosa voglio far capire? Irsina, Grottole, ma tanti di quei paesini, che non c'è una fabbrica, non c'è niente, c'è solo agricoltura. E quindi quella è l'agricoltura, dell'industria, scusatemi, di quel paese. Andando in crisi quel paese, quell'agricoltura, va in crisi il paese, sistema sociale. Allora io ho detto l'altra sera con un'assemblea dei sindaci, se noi chiudessimo gli occhi e sognassimo, magari fosse solo un sogno, no? E metteremo tutti i cocci, ognuno al proprio posto. Un puzzle, no? Sogniamo che il cerealicoltore ottiene il suo prezzo del grano, quello, il suo reddito, chiamiamolo reddito. L'allevatore viene remunerato per quello che fa, come tutte le attività d'altronde, no? Io penso che nessuno fa niente per niente, si alza la mattina per portare il pane a casa, noi invece ci alziamo la mattina per buttarlo il pane da casa, fino a quando c'è il pane. Quindi l'ortofrutta, l'olivicoltore, ognuno c'ha il suo prezzo al posto giusto, è una macchina, diventa una macchina industriale vera e propria. Portiamo ricchezza nel paese, non indifferente, perché se l'agricoltore ha messo da parte un po' di soldi, non certo se li tiene sotto il mattone, e metto in commercio un po' i soldi, no? Sistemando casa, uno fa una cosa, uno fa un'altra, viene chiamato il tubista, viene chiamato il muratore, così via, si mette un po' in moto l'economia. Si diceva, ti pago dop Santa Maria, dop, no? Santa Maria, perché si raccoglieva il grano, e si pagavano tutti i debiti, si onoravano. Allora, quello che poi si è detto ad Altamura, no? Il 4, ritorno sempre alla chiave, il 4 febbraio, il mio amico Mimmo Carone, mettendo l'attenzione un po' di tutti, e noi cinquantenni ci ricordiamo di queste cose. Allora, nell'Altamura, Gravina, nei dintorni, metà ponte e quant'altro, 30 anni fa c'erano le barbapietre da zucchero, pomodori, e quanti di quegli agricoltori, anche gli abbraccianti che sono scesi nel lavorare in quelle zone, si sono fatti la propria casa. Abbiamo un intero quartiere di Altamura, io ricordo perché ci ho abitato, dal quartiere di Sant'Antonio, chiesa di Sant'Antonio, fino giù a San Giovanni Bosco. Giù a metà ponte. Lavoravano a metà ponte, si sono permessi, no, diciamo, dalla zappetta, cioè solo l'arma loro era la zappa, dalla zappa hanno costruito quella, per carità, il frutto del proprio lavoro. Hanno sposato i figli. Hanno mandato figli all'università, oggi fior fior di medici, di ingegneri. Tutto dal frutto di un intero comparto. E si sono costruiti la casa, i quartieri, felice. Oggi non è più possibile. Non è più possibile. Quindi chiudiamo per dire, noi mettiamo al centro, stavo raccontando la storia della Sicilia, la dico subito in due battute, non so quanto tempo abbiamo. Noi vogliamo portare regole il 14, abbiamo scritto un documento, non chiacchiere, un documento vero e proprio, da sottoscriverlo con i sindaci di Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna e Campania. Noi lo facciamo in Puglia con la collaborazione degli agricoltori pugliesi, con la collaborazione dei sindaci lucani. Quindi ognuno lo fa nel suo territorio? Come sì, funziona questa manifestazione del 14? Allora, facciamo così, vado un attimo indietro, mi scuso per creare un po' di disordine nel mio ragionamento. Allora, facciamo così, io quello che stavo dicendo prima, mentre andavamo tra Messina e Gela, mi sono soffermato nella zona dell'Etna, i cosiddetti giardini dell'Etna, perché 10 anni fa, l'ultima volta che ci sono passato, erano veramente un paradiso, veramente dei giardini. Ogni cosa era al suo posto, gli alberi da frutta lavorati in un certo modo, potati, era un sogno. Vederlo dopo 10 anni, felice, io mentre parlavo con gli amici a un certo punto non riesco più a parlare, e mi dice l'amico Emilio che va avanti, dice: Mimmo, che è successo? E mi venne un magone alla gola, perché, vabbè, sono un carattere un po' sensibile,
Però Felice non c'era più niente in quella zona, cioè gli alberi in totale abbandono di arance, i campi di grano per carità proprio in estremo abbandono, facevamo 50 km fino a Caltagirone, lo scenario era sempre lo stesso. E quindi pensare che quella scena a poco arriverà anche in Puglia, in Basilicata, in Sardegna, solo perché? Perché la politica non è attenta. La politica sta svendendo proprio l'Italia, noi ci chiediamo ma dove stiamo andando? Quindi mettiamo un freno. La stessa cosa diciamo e le quindi, organizzazioni di sindacati. Così per chiudere, per sintetizzare. Chiudiamo che a Caltagirone, scusatemi, a Vittoria, siamo stati ospiti del comune di Vittoria, c'erano oltre 12 comuni, di cui il comune di Francofonte rappresentava altri 30 comuni, quindi 42. Più i due comuni pugliesi, Altamura e Gravina, e più il Movimento Riscatto. E chiudo dicendo che molti si chiederanno perché non le associazioni di categoria, mi allaccio al discorso tuo, questa domanda è registrata, la trasmissione l'ha fatta una giornalista alla conferenza stampa. Il sindaco di Vittoria, sono parole sue, ha detto che ben tante volte hanno provato a fare un tavolo o un documento insieme alle organizzazioni, non si è combinato più niente perché si sono messi a litigare tra di loro, quindi stanno provando con il movimento. Mo, non dico che noi siamo la ricetta, perché non dipende da noi, dipende anche da un po' la forza diciamo collettiva del mondo agricolo e anche di chi ci sostiene combattere in una stessa direzione. E quindi l'idea di manifestare il 14 è l'idea dei sindaci siciliani e anche la nostra, abbiamo condiviso, in quanto il 14 si riunisce la commissione dei ministri alla Comunità Europea e quindi di là si vota un documento abbastanza serio sull'agricoltura. L'idea di manifestare, di fare una manifestazione interregionale, quindi in Sicilia siamo rimasti così che per non andare tutti a Roma, perché i comuni non hanno soldi per mettere Puma a disposizione, ogni comunità manifesta nel proprio comune, non facendo andare i ragazzi a scuola, chiudendo il comune per 3-4 ore e dare i servizi essenziali, e a quei 40 comuni l'ultima notizia se ne sono aggiunti altri 25, quindi 25 comuni in quella regione rimarranno, protestano. Quindi voi lunedì qua ad Altamura protestate? Noi protestiamo con tanti, non so le ordinanze dei sindaci perché non mi tocca a me, però ti posso dire che su Altamura avremo sindaci e agricoltori di mezza Basilicata e di mezza Puglia. Qui l'abbiamo voluto proprio noi qui ad Altamura perché è il più grosso comune, non per campanilismo, ma perché è il più grosso comune di molitura di grano duro, ma di qua partiranno tutti i comparti. Quindi un nostro documento, e chiudo veramente, sarà consegnato nelle mani degli assessori Puglia e Basilicata all'agricoltura, molti onorevoli sindaci, e vedremo come andrà a finire. Grazie. Noi vi seguiremo come sempre e cercheremo di raccontare la storia che state scrivendo. E... spero di sì, perché no, veramente voglio dire, allora io ho 50 anni e pensi tanti del mio gruppo che ci segue. Non pensiamo di risolvere il problema da oggi al domani, è un qualcosa, un appello che voglio lanciare ai giovani, lo stiamo facendo per i giovani, per affiorare un futuro in agricoltura. Un'altra cosa direi alle associazioni organizzative, se è possibile, questo lo dico a te come giornalista, lo dico a Canale 2, lo dico a loro, proprio guardando la telecamera, spassionatamente. Se si riesce ad avere un confronto televisivo con una trasmissione, magari perché no, Canale 2 riesce a fare questo obiettivo, lascia a te l'incarico. Siamo disponibili. Di riunire le associazioni sindacali in una trasmissione, tutte quelle che vogliono partecipare, ad avere e con il Movimento Riscatto, a guardarci negli occhi da uomini a uomini e a costruire un futuro per questa agricoltura che sta andando sempre di più allo sfascio. Questo significa che il Movimento Riscatto non sta qui per costruire, per rompere, ma per costruire. Quindi vi lascio con questa mia idea, a voi Canale 2 vi lascio l'incarico di organizzare questa mia visione dell'Italia. Per me l'Italia quindi, è diventata scatole cinesi. Quindi sediamoci, guardiamoci negli occhi con tutte le organizzazioni, speriamo di arrivare a un patto, ci stringiamo le mani e andiamo più forti di prima. Grazie ragazzi. Ma cercheremo di magari pensare anche con il nostro editore di creare qualcosa del genere. Comunque è stata una puntata
interessante, in effetti avevi tantissime cose da dire. Ho detto il 10%. Siamo riusciti a passare un po' quello che dovevamo passare, ma soprattutto l'aspetto emotivo, che credo sia più importante. Grazie. Quando si racconta qualcosa, non è come la si racconta. Scusi che non sono né un diplomato né un laureato, però... È quello che si trasmette col cuore. Grazie. Che arriva prima delle parole. Grazie, e quindi credo che qualcosa siamo riusciti a farla passare oggi. Grazie per averci seguito, amici di Canale 2, c'è appuntamento come sempre tutti i giorni dopo il TG, sempre su Canale 2.